Finalmente, Lino, sono riuscito ad imitarti a cena. Hai visto? Però mi hai fatto venire in un centro commerciale. Insomma, ammetterai che è una scelta un po' insolita. È una scelta insolita, ma veramente bella. Ti farò vedere questo nuovo format che c'è all'interno del nostro centro commerciale. Veramente una offerta particolare. Un'offerta specialissima, nel senso più di 300 offerte culinarie, tantissime cucine di tipo diverso. Adesso, veramente, se hai voglia di fare due passi con me, ti mostro tutto. Guarda, hai stuzzicato la mia fantasia, non chiedo altro che conoscere questo posto. Allora andiamo. Ma è vero, guarda, svolti l'angolo del bar e entri in un mondo particolare, sembra veramente un altro ambiente. È un altro ambiente. È un altro. È una stazione degli anni 20. Guardati pure attorno, è un bellissimo design studiato apposta per far rivivere una stazione degli anni 20. Una stazione, bellissimo. Però nella stazione ci sono tante belle cose, perché qui vedo che siamo circondati da tante cose che stimolano il palato e non solo. Assolutamente, infatti perché stazione e degustazione? Perché la stazione del gusto, vogliamo portare il cliente, come ad esempio oggi tu che sei qui, a fare un viaggio all'interno del cibo di qualità e dei sapori. Quindi la scelta di tutti i vagoni, così noi chiamiamo le nostre cucine, e di tutti i nostri prodotti di qualità. Qui adesso puoi vedere pasta della Peppa, una pasta fresca stesa a mano, sia da portare via a casa che da mangiare al momento. E poi ti porterò a far vedere anche proprio i mini vagoni. I vagoni? Dei piccoli vagoncini dove all'interno ci sono delle cucine, ognuno con il proprio prodotto di qualità, insomma. Qui vedo anche una enoteca ben fornita, vedo etichette del territorio, tutte cantine che fanno una produzione di altissima qualità, quindi insomma sicuramente avete avuto un occhio di riguardo per territorio e per qualità di prodotti. Assolutamente, questi sono i nostri primi due punti, la qualità se senza dubbio e anche la territorialità, quindi tutte etichette della zona, vini d'eccellenza, e vini pluripremiati ed etichette appunto della nostra regione, della nostra provincia. Fantastico, senti, però questa idea dei vagoncini a me piace tantissimo, me li devi far vedere. Adesso ti porto a conoscere uno per uno i protagonisti dei nostri vagoni. Fantastico, andiamo. Guarda, è veramente un'immersione nel tempo che fu, veramente arredi, insomma, ad hoc, lampioni, lampade, mattoncini. Tutto su misura. Tutto su misura, bellissimo. E uno non se lo aspetta, perché effettivamente siete un po'... Giustamente. Siamo, diciamo, abbiamo voluto creare il nostro ambient, il nostro habitat, così che le persone che vengono qui appunto a mangiare rimangano tranquilli e possano godersi la serata. Benissimo, senti, io prima ho sentito, quando mi hai salutato, un qualcosa come 300 proposte diverse, ho sentito bene? Oltre 300 proposte, è proprio questo, il gusto della scelta. Tu arrivi qui insieme alla tua famiglia, insieme ai tuoi amici, insieme ad altre persone per un appuntamento di lavoro, venite qui e ognuno di voi può liberamente scegliere quello che vuole. Ah, fantastico. Ma cioè, per non incartarsi, come si dice, come funziona però? Cioè, c'è un modo per, no? Assolutamente, è tutto pianificato anche questo, quindi quando arrivate all'interno di degustazione, ognuno di voi va, a seconda del piacere, nel proprio vagone a scegliere e ordinare il proprio prodotto da consumare. Viene rilasciato un biglietto, come se fosse il biglietto del treno, ci si siede tutti insieme, anche qui c'è un piccolo aspetto sociale, perché appunto ci si siede. Cioè, come nel treno. Puoi incontrare chiunque, no? E da lì poi nascono anche altre storie, eccetera, eccetera. Dopodiché guardi da un determinato tabellone che abbiamo installato all'interno dell'area quando è pronto il tuo piatto. Ah, c'è un tabellone come nelle stazioni. Esatto, c'è proprio il tabellone con i numeri che ruotano, come una volta. Quando il tuo numero è pronto puoi andare a ritirare il tuo piatto e consumarlo insieme agli altri. Fantastico, senti, l'ambiente mi piace molto, questa idea del viaggio dei vagoni della stazione
che uno insomma è in una stazione, in un posto, ma viaggia un po'. Esatto. È un viaggio tra i prodotti. Io adesso però, prima di fare la nostra cena, adesso però li voglio conoscere tutti, eh. Adesso non scappa. Andiamo oltre e te ne faccio conoscere uno per uno. Da dove iniziamo? Dai pescatori. Benissimo, pescatori, siamo a Fano, il mare, andiamo a conoscerli. Oh, bellissimo, buongiorno. Bancone, buongiorno, stupendo. Quindi per gli amanti del pesce tanta varietà. Certo, abbiamo il piatto del giorno ad esempio con spigola marinata, filetto di sgombro, codina di rospo, acciughe e insalata di mare. Oppure proponiamo anche una grigliata di pesce. Benissimo. Calamari, sgomberi, scottadito e poi codina di rospo. Insomma, tutto pesce freschissimo. Pescato pesce del nostro mare. Certo. Arriva, men che non si dica. Tanto, però dopo c'è subito la preparazione, la sfilettatura, tutte queste cose a mano. Tutto sfilettato a mano e pesce del nostro mare qua davanti, pescato appunto dai pescatori. Pescatori, fanesi. Fanesi. Fanno fanesi, Voi siete pescatori che avete il punto qua. Benissimo. Allora, 24.000 braci, ma io mi ricordavo 24.000 baci per... Infatti noi ci siamo un po' allacciati alla canzone, no? Ecco. Per prendere due piccioni con una fava. Con una fava, vabbè, insomma, braci quindi carne, una proposta di carne. Che carne abbiamo? Noi abbiamo delle carni del territorio selezionate, quindi prodotti di prima qualità. Andiamo dai nodini di vitello al filetto di manzo, al... per rimanere sulle carni diciamo di vaccina, per poi andare sul pollame, arrosticini che vengono dall'Abruzzo, maiali, salsicce, costarelle, capocollo. In più abbiamo questo nuovo taglio che ci siamo fatti fare per noi, è il tomahawk di maiale. Stupendo! Che è una bellissima bistecca di maiale e a cui rimane attaccata tutta la costata e quindi uno si mangia la bistecca, la costarella, e fa un tutt'uno. Il tomahawk. Il tomahawk. Zagor. Non conosco. Zagor c'aveva il tomahawk, che sarebbe l'ascia degli indiani. Vabbè. Infatti gli assomiglia. Il tomahawk è originario dalla mucca, no? Viene. Certo. E noi, il nostro fornitore ce l'ha fatto con il maiale, quindi ha dei prezzi più accessibili e poi è un prodotto veramente buono. Quindi andiamo dal maiale al vitello, al pollame. 24.000 braci. 24.000 braci, mi sembra giusto. Poi dalla carne di qualità passiamo alle verdure e anche a una delle cose più golose della terra, il fritto. Esattamente. Sì, qui a Green Bar facciamo Green Bar Frittoria, questo connubio, facciamo tutte le mattine facciamo preparazioni di verdure fresche, quindi vengono portate dai nostri fornitori del territorio tutte prodotti freschi, buonissimi. Ogni giorno vengono lavorati e messi qui pronti per la somministrazione per i nostri clienti. Un pranzo veloce, estivo, fresco e si può abbinare anche al nostro fritto storico della frittoria che ormai ci conoscono in tutta Italia, quindi lo portiamo anche qua alla degustazione. Ognuno se lo compone il piattone di insalate, di verdure come meglio crede. Esatto, abbiamo dei piatti pronti, delle insalate pronte. Quindi anche se uno deve fare un pasto molto molto veloce viene qua, prende e consuma, o se no altrettanto veloce uno viene qua e si compone il suo piatto, tre gusti diciamo, cinque gusti a seconda di quanto uno vuole spendere, vuole mangiare.
Il fritto, tutto quello che si può friggere. Fritto, friggiamo di tutto, le ciabatte, no? La ciabatta era buona fritta, dicevano le nonne. No, andiamo, le olive all'ascolana, mozzarella al tartufo, mix di verdure, gamberi e calamari. Non li facciamo perché c'è il pesce che lo fa molto buono. Ci abbiamo il panzerotti, provola la mortadella, pomodoro e mozzarella, mozzarelline tradizionali. Facciamo anche delle cotolette molto buone, orecchie d'elefante. È proprio alla milanese. Alla milanese, abbinate con le patatine fatte anche a chips. E tutto quello che... Diciamo, quindi un occhio alla linea e un occhio al gusto. Sì, perché durante il weekend uno può anche può anche dare via. Parlando di secondi, vedo uno dei piatti più amati dai ragazzi e da nonna, perché piace a tutti, l'hamburger. Avete un sacco di hamburger. Che carne utilizzate? Allora, la carne della Littorina proviene dalla fattoria del Fontetto di Nova Feltria, quindi la carne marchigiana. Usiamo prodotti biologici. I nostri panini sono ovviamente farciti con verdure biologiche e prodotti del territorio, come ad esempio il pecorino e la caciotta di Urbino. Però. E ovviamente non è nulla a che vedere con i panini del fast food americani. È tutto un altro mondo, cioè possiamo dire proprio una ricerca di prodotti chilometri zero. Il chilometro, tutte le verdure come le zucchine, melanzane, sono a chilometro zero. È un hamburger gourmet, lo possiamo dire? Sì. A carne marchigiana. Marchigiana, sì. I bovini sono allevati nell'Appennino tosco-romagnolo, quindi nel territorio. E quindi mangiano e respirano la nostra aria. E sono buonissimi ovviamente da provare. Ce ne sono tanti, vedo anche che avete una bella sfida. Sì, ovviamente lì abbiamo il menù, si possono aggiungere e levare qualsiasi cosa, quindi diciamo che lo può creare anche il cliente a sua scelta. E la qualità è sempre... È ottima, sì, è ottima. Da provare. Senti, qui però alla degustazione la pizza è veramente splendida, la ringrazio. Gustosissima, adesso non ho perché la fai tu, però bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, però adesso se tu mi puoi dire anche un po' i segreti. Un po' i segreti, vabbè. Cioè, siamo curiosi. Ci vogliono un po' di segreti, no? Beh. Sto anche facendo l'impasto, dopo se volete venire a vedere. Come no? Sto anche facendo l'impasto. Assolutamente. Allora, partiamo dall'impasto, che è importante. Allora, esatto, la lievitazione è importante. La lievitazione è una cosa fondamentale perché... deve essere digeribile la pizza. Certo. Quindi è una cosa molto importante che vada, io faccio da una lievitazione dalle 24 alle 48 ore massimo. Però. Quindi diciamo da un giorno a due giorni di lievitazione in frigo. In frigo. Quindi diciamo che la lievitazione è un'ottima lievitazione, il prodotto non rimane sullo stomaco e la gente rimane molto contenta. Bello friabile. Bello friabile dal bambino piccolo all'anziano. Ma mangiano tutti. Tutti, ma l'impasto si fa anche con la farina, immagino che ci sia una buona attenzione anche alla farina. Una buona farina, abbiamo selezionato delle farine di ultima generazione, che praticamente usiamo il mulino Spadoni, che non è molto lontano da Fano. Certo, qui vicino. E uso due tipi di farine, adesso non sto a elencare i tipi di farine, però comunque faccio una composizione di due tipi di farine, che comunque portano a un buon impasto. Un buon impasto. Unito alla lievitazione dà questa consistenza particolare. Senti, però poi la pizza va bene, ma sopra bisogna metterci. Sopra bisogna metterci i prodotti buoni. Esatto. Giustamente, esatto. Usiamo solo prodotti del territorio. Perfetto. Usiamo pomodoro italiano, solo esclusivamente pomodoro, polpa di pomodoro italiano e mozzarella italiana. Non sto a elencare tutti i salumi che comunque sono prodotti locali. Esatto, e la verdura, tutta verdura fresca. Cioè, ingredienti di prima qualità, tutto di primo fresco, tutto fresco. E poi l'ingrediente principale, il manico del pizzaiolo. Perché senza quello non si fa niente. Esatto, perché i pizzaioli ce ne sono tanti in giro. Però bisogna il manico. Allora, quindi diciamo che la degustazione c'è materia prima di grande qualità. Esatto.
un gran mestiere, perché il mestiere ci vuole. Ci vuole il mestiere dietro, un grande forno. Un grande forno, forno a legna, diciamo. Esatto, forno a legna che ad alta temperatura, che comunque la pizza la vado a cucinare tra i 350 e i 380 gradi. E quindi, insomma... E quindi diciamo che con la cottura, con un minuto e 20 secondi, la pizza è buona, per forza. Senti, la fate al piatto, ma anche al taglio, visto che dei pezzi... Esatto, la facciamo al piatto, la facciamo al taglio, per la gente che comunque vuole prendere... velocemente vuol mangiare, certo, in un paio di minuti, può mangiare anche in un paio di minuti, e quindi... Ed è sempre fatta qui nel forno a legna. Esatto, sempre, lo facciamo sempre qua giù. A cupola. Sempre. Come dice la tradizione. Esatto, esatto. Allora, rispetto della tradizione, materie prime di grande qualità e, insomma, più italiani di così non si può. Mario, io ho fatto un giretto, ho vagato un po' di qua, un po' di là, tantissime cose, devo dire la verità. Siamo capitati nella pizzeria, un mondo a parte, sembra di essere veramente, no, dove la pizza viene fatta come una volta. Col forno a legna, con le solite tradizioni, esatto. Pizza chiama birra, pizza birra, quindi birra qui c'è. Noi qui abbiamo la collaborazione con il birrificio Renton, quindi fantastico, birra soltanto artigianale. Quindi per i cultori della birra abbiamo la classica chiara, la blanche, la rossa, la weiss, la IPA, no? Certo. Tutto ciò che concerne il mondo delle birre. Delle birre. Ma non solo, perché la pizza non chiama solo birra. Solo, è vero. Ma chiama in realtà anche vino, pochi lo sanno, certo, ma anche il vino è un ottimo abbinamento per la pizza, no? Così come dei rosati, dei rosé che fanno un po' da sgrassatore nel palato, oppure tantissime altre tipologie di vino che noi abbiamo. Qui abbiamo, trattiamo un sacco la DOC del Bianchello. Come no? Tra l'altro abbiamo fatto delle degustazioni, faremo dei corsi proprio per chi si quest'anno muore. Poi ricorre il 50esimo anniversario della DOC. Anniversario della DOC. Faremo appunto, come dicevo, dei corsi per tutti quelli che coloro che si vogliono avvicinare al mondo del vino in generale, e abbiamo anche creato il nostro vino personale, che abbiamo chiamato appunto Binario Bianco e Binario Nero, proprio per continuare a parlare della tradizione di degustazione e di questo viaggio che non è solo legato al cibo, ma chiaramente anche al bere responsabilmente e consapevolmente, insomma. Senti, io vedo che tra DOC, DOP, prodotti del territorio, insomma, ve la siete cavata bene, avete avuto un occhio particolare. Chi viene qui entra nel mondo locale, tradizionale, ma anche di alta qualità. Assolutamente, quello che vogliamo far conoscere e far assaggiare proprio sono i prodotti della zona. Cerchiamo di allontanarci dall'idea di grande distribuzione in qualsiasi modo e il più possibile, chiaramente, certo, nel limite del possibile, certo, anche qui, però anche con i vini abbiamo vini biologici per la maggior parte di etichette, come abbiamo già detto, vini del territorio, quindi sì, cerchiamo di dare il massimo dei nostri prodotti ai nostri clienti. Guarda, è stata una scoperta non felice, di più, perché mai avrei pensato di trovare in un centro commerciale un alto tasso qualitativo e anche di ricerca come sto vedendo in questo primo giro. Però, c'è sempre un però, sempre. Io ho fatto la metà di quelli che sono qua. Okay. Tocca che mi fai vedere anche gli altri. Assolutamente. Come facciamo? Vuoi un altro invito a cena, capito? Ecco. Ti rinvito a cena. Vabbè. Chiaramente ti sottolineo che puoi venire anche dalla colazione. Noi qui siamo aperti da colazione, pre-aperitivo, ecco, per il pranzo, pranzo, aperitivo, cena, diciamo, certo, tutto il giorno. Esatto. Però conoscendoti, ho capito, preferisco te la lavori, cena, poi giri, così, preferisci ritornare a cena. Però ti devo avvertire prima, mi porto dietro qualche amico con figli, con bambini, cioè anche per loro? Assolutamente sì, come dicevamo prima, è il gusto della scelta. Benissimo. È proprio il luogo dove potete venire, divertirvi intanto a scegliere, perché è anche un po' un gioco un scegliere quello che uno poi vuol mangiare.
Allestiremo entro qualche giorno proprio un'area di sopra legata a tutto il mondo dei bambini, quindi potranno giocare in tranquillità mentre voi di sotto vi godete il vostro piatto. E non solo, potrete anche guardare, non so, la Formula 1, non so se è appassionato, MotoGP, no, abbiamo i mondiali, abbiamo tutti gli schermi, seguiamo tutti lo sport, faremo delle giornate a tema con sport e piatti per l'healthy food piuttosto che la nazionalità, quindi tantissime cose da scoprire. E quindi ti aspetto. Ah sì sì, guarda, con questi presupposti vengo di sicuro, mi tiro dietro una bella ciurma e quindi insomma io aspetto che tu mi chiami e poi vengo. Perfetto, non mancherò.